Bentornati nel mio canale O benvenuti nel mio canale Io sono Valuccia Sims E oggi siamo di nuovo qui ragazzi Con un nuovo episodio Della nostra 100 Baby Challenge Siamo tornati ragazzi In casa Turner E la nostra come potete vedere Voglio dire mm, Eh sì, Terzo trimestre fa 21 ore Quindi assisteremo al parto ragazzi non vedo l'ora! Io spero sempre, ragazzi, sia uno solo, perché in questo modo, vedete, 1, 2, 3, 4, 5, 6, loro saranno sei col bambino 7 e lei potrà rimanere incinta ancora una volta. Quindi, io faccio sempre, ragazzi, il tifo per mm, le gravidanze, diciamo, singole, ecco. Allora, io sono veramente molto felice, ragazzi, e volevo ringraziarvi perché ehm, in tanti avete apprezzato lo speedcast che io ho, ho realizzato nello scorso video, diciamo, perché non era un episodio. Um, giovedì scorso, quindi sì, uh, in cui appunto ho sistemato perché ce n'era veramente bisogno la nostra Margot, la nostra Alexis e la piccola Altea. Ragazzi, ho ricevuto molti commenti positivi al riguardo, quindi vi ringrazio e. Um, e eh sì, quindi spero comunque di avere occasione di fare altri speedcast per questa famiglia perché eh, diciamo che è quella che mi mette più alla prova avendo lei 800 figli al secondo, ragazzi. Allora, dunque, fermi tutti. Mm, patata, tu hai fatto tutto quello che dovevi? Perfetto, vai a mangiare qualcosa e poi buonanotte, perché direi che è proprio il caso. Prendi una porzione. Vi faccio notare una cosa, ragazzi. Fermi tutti, allora. Lei ha raggiunto il massimo dell'educazione ed è una studentessa del liceo da 8. Quindi dobbiamo lavorare sullo sviluppo di un'abilità. Quindi, tanto va a lezione fra due giorni. Quindi, pure se rimane sveglia fino a tardi, non c'è problema. E poi, ragazzi, eh, dobbiamo lavorare per farla arrivare al rendimento 10. Perché in questo modo, ragazzi, via! Anche Alexis abbandonerà il nido. Per quanto concerne Margot, anche lei sta messa in questo modo soltanto che. Come potete vedere, sta ancora in alto mare, quindi addio. Eh, perciò, tesoro, devi fare le attività extracurricolari. Brava, cara falle. Tu, patata? Oh, patata, ma tu devi anche andare in bagno. Mamma mia, ragazzi, no. Allora, questo no, direi che è l'ercio a dir poco. Vieni qui, usa il vasino. Tu stai prendendo una porzione, tu tesoro, guarda, eh, prendi una porzione. Mentre tu, cara mia, direi che un po' di pulizie ti toccano, quindi pulisci, asciuga, insomma, fai quello che puoi. Ecco, ecco, smania di pulizia, fai un po' quello che ti pare. Patata, eh, fra i cresce invece, ragazzi, fra cinque giorni, quindi abbiamo ancora tempo. Vi faccio il punto della situazione. Col vasino, stiamo così, quindi potremmo farcela ragazzi in questo episodio. Il movimento sta così e l'immaginazione così. Io direi che forse in questo episodio riusciamo a massimizzare tutte le abilità e quindi sarebbe la prima Toddlerina ragazzi a crescere in anticipo, perché vi ricordo che per festeggiare il compleanno dei Toddler con anticipo ragazzi, devono aver sviluppato e portato quindi al livello 3 tutte le loro abilità. Quindi io mi auguro veramente di riuscire in questa ardua impresa, ecco. Sei molto energica, tesoro. Bene ma, o male, buon per noi. Allora... No, non lo devi lavare, non lo devi lavare. Non lo devi lavare. Non so neanche io come abbiamo fatto, ragazzi, ad accumulare 32.000 simoleon. Ma noi qui abbiamo sempre bisogno di denaro, quindi vai. E... Poi ti fai una doccia riflessiva, perché si sì, rifletti sulla vita. Ecco, come non detto, ecco Leo, ragazzi. Patato... Tesoro, tu dovresti che molto a disagio, ambiente sporco. Ma dov'è l'ambiente sporco, ragazzi. Io in questa casa potrei impazzire. Cosa c'è di sporco? Perché dite che c'è roba sporca? Fermi tutti, La lascia stare. Lascia il piatto, guarda, occupati di tuo fratello. Vieni qua, cosa c'è? Mm, coccola? Forza fame ragazzi, sì. Allora, invece di coccolare, guarda, nutri con il biberon e lo coccoli dopo. Io ragazzi veramente, ma perché in questa... Ma pure tu sei a disagio? No, ti trovi nello stesso posto. Però non hai nulla. Senti, ma sei te tesoro che hai le travecole, secondo me, perché qui non c'è nulla di sporco, ora te lo, te lo dico proprio sinceramente. Eh, ciao, buonanotte, eh, voglio dire. Dai, tu pure poi prendi una porzione. Tu l'hai presa, quindi vai in bagno, ragazzi. Sta famiglia altro che disastrata. Fai una doccia. Tu, patata, corri a prendere una porzione, per carità. Vai, vai a prendere. Mamma mia, prendi una porzione. Ma, ma prendila subito. Ok, la stai prendendo, perfetto. Te come te la stai cavando? Eh sì, ora devi fare anche. Devi cambiare il pannolino sporco, dai. Cara, quando non ci sei tu, tutto, tutto va a rotoli. Allora dunque. Forza che così possiamo concentrarci. Senti, tu fai una cosa. Vabbè, tanto qua sta innaffiando. Vieni un attimo qua, che vedo tua figlia in difficoltà, per piacere. Ce l'hai fatta, tesoro? Ah, oh, che bello. Tu vai a dormire, mentre lei invece. Ecco, si danno il cambio, ragazzi, fate una doccia Dopodiché, cara mia, quale abilità cucina? Perché no? Potresti venire qui, anzi, perché... Eh, no, vabbè, dai, cucina qualcosa Servire la colazione Uova e toast Bisogna mettersi alla prova, ragazzi, e fare pratica Non soltanto libri, non soltanto televisione Quindi, forza, su, tu mangia Così poi mi riponi questo Vedete, anche lei... Non ha nulla a che fare cioè, con l'ambiente sporco Quindi ehm, sei tu mia cara Alexis che non stai bene A meno che non hai qualcosa nell'inventario Qualcosa no Quindi non rompere le pere Ciao cuore eh, Ce l'ha proprio perenne mm, Non so Dove vede la sporcizia Ragazzi ecco lì sì Lì obiettivamente c'è dello sporco Però qui io non la vedo Però vabbè dettagli questo me ne occupo io, cara, figurati. E anche tu, dopo essere andata in bagno, dovresti lavorare su questa qui. Ovvero sulla pittura. Allora, ragazzi, ci tenevo a dirvi una cosa. Ovvero. Ah, tu stai ancora qui, tesoro. Che bello. Eh, ho installato, ragazzi, mh, una mod. Tu dormi, patata. Oppure ti prego una volta che avrai finito vattene a dormire perché ti vedo distrutta. Una mod, ora non ricordo il nome ragazzi perché, però praticamente per capirci, è eh, la mod che assegna in modo del tutto casuale, quindi random, eh, aspirazione e tratti. La trovo ragazzi sinceramente molto adatta a questo tipo di sfida e non è che va in qualche modo a influenzare il gioco nel senso che comunque dà soltanto de delle aspirazioni dei tratti casuali quindi mi piace mi piace come idea fatemi sapere se piace anche a voi perché comunque ragazzi obiettivamente col fatto cioè vi spiego il sito che io utilizzo di solito eh, l'avrò detto più di una volta ma magari per chi non se lo ricorda o per chi magari mi segue da poco praticamente funziona così si inseriscono i tratti eh, della madre e i tratti del padre e da lì escono fuori i tratti diciamo del, del figlio o della figlia però ragazzi cosa succede che io eh, facendo in questo modo mi ritrovo molto molto spesso con i figli o le figlie di Charlotte che hanno tutti bene o male gli stessi tratti o le stesse aspirazioni quindi devo dire la verità ragazzi questa cosa no a lungo andare secondo me stufa quindi eh, ho pensato di introdurre questa mod che ripeto, tanto non va in alcun modo a influenzare le dinamiche di gioco, ehm, per così insomma, per cambiare un po'. Ambiente sporco. Vabbè. Mm. Hai pulito? Stai pulendo? Io non so cosa dirti. Vai anche tu con la smania di pulizia, perché vedete anche lei, per esempio, ecco, essendo un simmo ordinato, ha ripreso questa cosa da sua madre. Oh, ecco cos'era, allora! Ha ah, variato, avevi un motivo! Non hai le traveggole, ok, scusa, mi ti chiedo perdono. E, e quindi sì, ragazzi, volevo qualcosa... Fai uova e toast. Volevo qualcosa di diverso, comunque, quindi... Mh, direi che questa, questa mod è un'alternativa decisamente migliore. Certo, usciranno fuori delle cose allucinogene, ragazzi, però... È questo il bello. Allora, dunque... Mh, tu hai finito qua, ti prego, pulisci sto coso. Se no, tua sorella, vengono crisi mistiche. Tu pure, tesoro, dovresti... Eh, ma sei distrutta, quindi no, guarda, fai una cosa. Vai a dormire. E poi anche tua sorella. Preparerà giusto la colazione e poi andrà a letto. Oh, vai così, tesoro. Dammi una gioia che qua cucina sempre solo tua madre. Che bella ragazzi, io la adoro particolarmente Alexis, mi piace tantissimo anche Margoma, lei non so per quale motivo, forse, non lo so ragazzi, mi... questo taglio secondo me mi piace un po' di più. Allora dunque, forza Dai che non hai bruciato niente, non si è attaccato niente, secondo me è venuta anche buona a livello di qualità, vediamo un po'. Normale, dai, puoi ritenerti soddisfatta, sei le prime armi... Quindi tutti a dormire ragazzi Per una volta c'è la quiete in questa casa Eh non sembra neanche vero Eh si fa fatica ragazzi ad avere la quiete qui Quindi tesoro se vuoi svegliarti È vero che piove però qua c'è roba da vendere E c'è la sfida della positività ragazzi Quindi chissà magari con lei potremmo anche pensare di fare qualcosa Quella dei nonati super efficiente Dopodiché coccola il tuo pargoletto sì, tutto bene tesoro? Ok, questa io la metterei via perché dopo tanto sacrificio non è il caso proprio di, no? Uh, mandare tutto all'aria. Allora, super vendita. Vediamo un po' ragazzi, mille passa qua. Uh! No, cioè, ragazzi, 10.000 Simoleon. Ecco come abbiamo fatto. Io, ragazzi, non mi ricordo un pelo. Vi dico la verità. A parte che non ci faccio nemmeno caso. Perché io prendo, vendo, eh, e non faccio proprio caso. Ragazzi, l'orto. Io lo dico sempre: l'orto è la salvezza. Mercato delle pulci non ci interessa. E come potete vedere, la nostra ha venduto un bel po' di roba. Guardate, altre 14.000 Simoleon. Ragazzi miei, guardate. Allora ragazzi no, io questa ve la devo far vedere perché è una cosa non un allucinogena di più, non ho fatto neanche in tempo a chiudere il video praticamente. Ehi Charlotte, mi stavo chiedendo se potrei entrare nel club fichi-ficheggiando So che è molto esclusivo ma penso di avere la staffa giusta che ne dici ma sei suo figlio, ma dove vuoi andare? Ma rifiuta subito ragazzi, cioè io non ce la faccio, quando capitano queste cose vi giuro rimango sconvolta, quindi niente, <ride> mamma mia. Cioè, ma stiamo scherzando, era David, credo. Se non ricordo male, ragazzi, perché adesso ho 800 figli e è difficile ricordare i nomi di tutti, però... Se non ricordo male, era davvero David. Ma, ma stiamo scherzando, caro, che fai queste richieste allucinanti? Fatemi vedere un attimo. David, David, ti prego, tesoro. Anche no. Ehm, 4 giorni al passaggio d'età, ragazzi, quindi dovrebbe partorire e rimanere di nuovo incinta. E, e penso che, se non con la prossima gravidanza, ragazzi, quella dopo ancora sarà l'ultima per quanto riguarda la fase di giovane adulta, perché vi ricordo che lei è ancora giovane adulta. Ora direi di far crescere prima di tutto lui. Quindi, fai passare di età, vai, patato. Così, vediamo, ragazzi. Oh mio Dio, sono due. Leo, leo, ok, tutti hanno spedito il regalo, mi fa tanto piacere. Vai, oh, Patatoso, Patatoso, fatemelo vedere. Così, vediamo ragazzi, cosa ha combinato la mod perché voglio dire, Lui è appiccicoso. Vedete, la mod dà automaticamente tratti, secondo me, male non fa. Oh, guardatelo, ragazzi che occhioni, è proprio bello. E inoltre, non è solo per lui che siamo qui, ragazzi. Perché vi faccio notare una cosa: Tadan. Tutte le abilità a livello 3. e La nostra, cresce in anticipo di 4 giorni sulla tabella di marcia. Quindi tesoro, vai. Usa intanto il vasino mentre tua mamma... Qua che devi fare? Mamma mia. Ehm... Allora guarda, facciamo una cosa. Insegna subito al pargolo a usare il vasino. Così poi ci dedichiamo al passaggio d'età. Nel frattempo le nostre sono andate a scuola, ragazzi, e vi faccio notare una cosa. Lei ha raggiunto il livello 3 di pittura. Lei ha raggiunto il livello 3 di cucina, ragazzi. Eccolo qua, e lei sta lavorando già sulla responsabilità, facendo lavatrici, insomma, tutte queste cose. La di comunicazione sul vasino, tesoro? Bene, mi fa piacere. Di movimento, vabbè, un po' di tutto, e di più. E, e quindi, sì, ragazzi, stiamo facendo progressi. Ora, sicuramente, non credo che in questo episodio riuscirò a mandarle via, ragazzi, perché sono studentesse da 8. Lei sta messa così, figuriamoci. Lei ecco sta qui, mm, voglio dire, cioè quello che mi preme tuttavia è fondamentalmente questo, far passare d'età la piccola Lara, dov'è? Dov'è? Eccola qui. Quindi lei diventerà una bambina, ragazzi, e meno male. Il piccolino Leo è già passato d'età, ragazzi, quindi ok, non farò il cambio look, eh, ragazzi, perché cioè da Toddler sinceramente è vero che è vestito in modo orribile però mh, vabbè dai ce lo possiamo anche tenere così anche perché ragazzi ehm, io sto registrando questo video il 16 ehm, novembre è appena uscita 9 stelle come espansione quindi io ragazzi ehm, non so se sicuramente lo sapete anche voi ma c'è quel bug per cui senti nel cas la barra... Della vita aumenta anche se hai il passaggio d'età bloccato quindi ragazzi mi hai capite bene che in questa sfida non posso proprio permettermelo e quindi resteranno così, fondamentalmente senza look eh, rifatto fino a che non sistemeranno questo bug. Eh, lo so, ragazzi, è un po' una nota dolente, ma è così. Allora, dunque, apri: dov'è, dov'è, dov'è? Eccola qua, la nostra torta. Auguri, patatosa, <sussurra> auguroni, patatosa! Addio, nella tenda no. La fusion con la tenda, ragazzi, non è proprio bello? Oh, fatemela vedere, fatemela vedere, fatemela vedere! La figlia di Don, l'Otario! Tutta il padre, ragazzi, eh! Ora, ditemi voi se non è così, è tutta il padre! Tutta! Tutta papino! Tesoro, tanti auguri! Ci fa tanto piacere! Chi è qua? No, ragazzi, pure io... Elisabeth, va bene quando tua sorella dopo ha finito di andare a scuola. Allora, ragazzi, no, io non ci credo. Fermi tutti. I voti sono aumentati. Alexis ha lavorato sodo e ora è una studentessa del liceo da 10. Oh mio dio. Cioè, ma vi rendete conto? Ma anche lei? Ma, ma com'è possibile, oh? Ma veramente? Porca pera, ragazzi. Allora, lei ancora non può. Passar d'età perché, come potete vedere, non ha il valore caratteriale, no? Con la stellina. Ma lei sì, ragazzi! Lei può andare via di casa! Quindi la facciamo crescere subito! Mamma mia, ragazzi, non me l'aspettavo, giuro. Credo che i figli di Charlotte mi stanno regalando emozioni su emozioni, che gioie! Quindi vieni qua, tesoro. Um, questa roba ce la vendiamo perché, tanto, chi se ne frega. Tanto, stai per crescere, e olè. Quindi vieni ad esprimere un desiderio. Mamma mia, ragazzi, cioè non ci credo davvero. Vai qui, tesoro. Tutti qui, forza, venite a festeggiare. Venite a festeggiare. Molla il piatto, che ti frega del piatto? Sto momento, ci penso io, via. Forza! Allora, facciamo il punto della situazione, ragazzi. Vi ricordo che per le regole, lei può passare d'età perché, quindi da adolescente, diventare giovane adulta e automaticamente, ragazzi, togliersi dal pero perché ha. Ah, Raggiunto il um, livello 10 comunque no a scuola quindi è una studentessa del liceo da 10 E per di più ragazzi ha un valore caratteriale raggiunto ecco sviluppato al massimo quindi con la stellina Vedete gli altri le stelline non, non le hanno devono avere questa stellina ecco Quindi può andarsene di casa oh, mamma mia ragazzi che gioia Vai tesoro la, la tua vita ti aspetta Oh, e chissà quale, quale ragazzi tratto acquisirà la nostra Alexis. Sono curiosa come una scimmia perché, eh, perché sì. Quindi vediamo un po'. Viglia! Oh, ora sei una donna! Guardate quanto è bella, ragazzi! È veramente bella. Allora, dunque, fermi tutti. Lei è attiva, ordinata e snob. Quindi, con le buone maniere, ragazzi, perché ovviamente ha ah, le buone maniere. Mamma mia, sono felicissima. Quindi, a questo punto, lui sta svenendo. No, ti prego, patato, um, non qui, vai a letto. Perché direi che è proprio il caso. Dormi e a questo punto, ragazzi, io direi di uh, far fare un riposino. Quanto meno ai pargoli, attendere il parto della nostra adorata Charlotte. Io, nel frattempo, ragazzi, manderò via di casa la bellissima Alexis. Eh, ma si, sì, stavo cliccando qua Ragazzi, buonanotte. Sono veramente, veramente senza parole, ragazzi, perché vi giuro non me l'aspettavo. E quindi a questo punto si sì, festeggia. Poi, dopo, mm, tu vendi a un collezionista. La nostra si dedicherà alla pittura per aumentare il divertimento e quindi ragazzi ci vediamo al momento del parto. Allora ragazzi, oggi succede veramente di tutto, non riesco ad arrivare a sto cappero di parto, però abbiamo completato la sfigazione. Della nostra Charlotte, perché praticamente, come potete vedere, lei mh, eccola, sta così, ragazzi, col plumbo girato. Quindi ho fatto tutta una serie di interazioni come incorag incoraggia a canalizzare l'umore, critica lo sbalzo di umore, poi c'era eh, incoraggia i bei voti, critica mh, con calma, ehm, chiedi di non essere perfida, insomma, bla bla bla. Quindi abbiamo fatto l'ultimo step, ovvero entra in modalità genitrice completa, aspirazione completata, essere genitori non è facile. Facile. Ha i suoi momenti di felicità, tristezza, esasperazione, confusione, ma in definitiva è appagante. Charlotte ha realizzato il sogno di diventare una super genitrice, tratto guadagnato, modello di vita. È ora possibile costruire valori caratteriali più velocemente per i bebè, i bambini e gli adolescenti nei paraggi. Mamma mia ragazzi, ce l'abbiamo fatta. E cioè, è buonissimo questo tratto. Io non l'avevo mai visto, vi giuro, perché... Eh, non avevo proprio mai. Eh, non avevo mai completato questa aspirazione. Quindi ora chiedo a voi, ragazzi: Secondo voi Charlotte dovrebbe lavorare su una nuova aspirazione? E io se fosse la farei sempre lavorare su una cosa che abbia a che fare con la famiglia, come per esempio progenie di successo, ehm, ecco qua. Così, o grande famiglia felice, che è quella che verrebbe le... le... meglio, forse perché tipo 800 figli. vabbè Comunque fatemi sapere voi se mm, lasciamo così quindi ha completato questa e basta, o se uh, deve cambiare aspirazione per il momento, sempre relativa alla famiglia, quindi se progenie di successo o grande famiglia felice. Fatemelo sapere, ragazzi. Allora, dunque, veramente, ragazzi, riusciremo a far partorire sta donna. Finalmente ragazzi, Charlotte ha partorito. È nato un maschietto. E io ringrazio Alice Giglioli per avermi suggerito questo nome perché il nome del pargoletto sarà. Brian. Oh no, sono Perché mi hai fatto questo, Charlotte? Perché no! Non ce la faccio! Eh vabbè ragazzi, allora, sempre un nome che mi ha dato Alice, mi ha suggerito Alice. Dennis, ti prego. Cioè, sono i primi gemelli ragazzi, parto gemellare. Charlotte e Diego hanno avuto un parto gemellare. Maledetto Diego Lobo. Ti sto odiando con tutte le mie forze. No, vabbè ragazzi, non posso, non ce la faccio. Vai, cura dei nati super efficiente. Dov'è l'altro? Ma dov'è? Ragazzi, fermi dov'è? Oh, guardate dove me l'hanno messo, ma povera creatura! Ah eh, no, fermi un attimo, ragazzi, perché... Tanto, dov'è? Ok, io poi mi perdo già. Buonanotte, ecco. Ragazzi, non fidatevi di Diego Lobo Allora dunque... Forza che facciamo quella di non è di super efficiente. Oh, che bel regalo! Questo è perché hai completato la tua aspirazione, tesoro. Allora vai, um, dov'è? No, ci sta andando lui. Vabbè, tu inizia il raduno, mamma mia, ragazzi, che disastro proprio. Altro che! Vuoi mollare tuo fratello per favore? Eh, potresti, no, eh? Vabbè, ragazzi. Se non ti sposti da lì, come facciamo? Dobbiamo allattarlo. Allora, oh, ragazzi, ma perché? Ti prego. Via da lì. Poi, ragazzi, non mi dà la cura di non essere super efficiente. Quindi probabilmente non si può fare sempre. Allora, vai ad allattare. Cioè, nel senso, due volte di fila probabilmente non si può fare. Ora. Abbiamo questi due qua. Alberto. Proprio, ragazzi, due bellezze. E Matteo. Dunque... Ragazzi, dovrò vedere se posso aggiungere qualcun altro. Perché la nostra qua sta finendo, sta terminando le vittime, diciamo. Ma di quello ce ne preoccuperemo in seguito. Oh, vieni qua. Presentazione incantevole: non scroccatemi il cibo. Ma senti, bello, stai a casa tua? Non credo proprio. Quindi molla, molla il coso qua. Hai rotto. Il vero. Ora ci manca solo che mi muore folgorato, ragazzi, così. Proprio mai una gioia, eh, ve lo dico. Guarda, non preoccuparti, davvero, tesoro, ti prego, vieni a fare una presentazione incantevole con sto tizio perché io lo vedo male. Ma veramente male, ragazzi, altro che scherzi. Allora dunque... Abbiamo fatto sta presentazione incantevole, ragazzi miei? Perfetto, dunque, romantico, infantile, testa calda, geloso, tutte ce l'ha questo, ragazzi! Cerca di avere un figlio, forza! Nonostante i tuoi pessimi tratti, che ne dici? Oh, è il primo che rifiuta la nostra Charlotte! Ragazzi, è il primo che la rifiuta! Eh, beh, allora proviamo con lui! Eh, ragazzi, qua bisogna assolutamente che la nostra rimanga incinta! Assolutamente sì, quindi tu che dici? Eh, vogliamo? Sì, caro tu sei tipo, cioè, patirai le pene dell'inferno per questo, te lo dico proprio. Quindi via, via, fate fichi fichi. E tipo, ma qua, quanti figli hai? Ma non è un problema, tranquillo, non ti preoccupare. E, quindi sì, ragazzi, mamma mia, cioè, questo episodio mi ha sconvolto, vi giuro, sono sconvolta, non ho... Mm, cioè, non saprei cos'altro di... Ragazzi, vi giuro, prendi una porzione. Mi auguro che tu muoia folgorato. Guarda come minimo, così ti impari. E come potete vedere, lei è andata via, ovvero Alexis. E qua pulisci la vaschetta, e um, sporco umido. No, posa il bucato perché qua i panni fanno schifo. A dir poco, poi fai il bucato, Aggiungi la lavatrice. Perché ragazzi, devo farle aumentare la responsabilità, e facendo lavatrice a go go. Aumenta come potete vedere, quindi lava il bucato tesoro. Qua come stiamo andando? Che è qua. Insegnante valente, vabbè mi fa piacere per te tesoro. Vai a fare un test di gravidanza perché qua dobbiamo sapere, dobbiamo sapere. Sarà rimasta incinta ragazzi? È ovvio che è incinta. Basta, lascia stare. E io direi, ragazzi, che con tutte queste sorprese, perché veramente io vi giuro, ma ve lo giuro, ve lo giuro, ve lo giuro, sono sconvolta. Cioè, uh, non mi aspettavo la crescita di Alexis e c'è stata la crescita di Alexis. Um, non mi aspettavo, ragazzi. Due gemelli e sono nati due gemelli. Non mi aspettavo nemmeno che questo Ebete qua potesse rifiutare la nostra Charlotte. Non era mai capitato prima. E invece è stata, è stata rifiutata. Quindi, ragazzi, vi giuro sono veramente a dir poco sconvolta. E che dire, chiedi di essere, sono amici, ah, e per di più, non mi aspettavo nemmeno che la nostra um, avrebbe comunque massimizzato la sua aspirazione. Invece ce l'ha fatta, ragazzi! Quindi la nostra, facciamo il punto della situazione molto rapido. A meno 4 giorni di età è di nuovo incinta, quindi non è passato neanche un giorno, ragazzi, siamo stati proprio flash. E viva i bug. Quindi, se l'episodio vi è piaciuto, vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo, ragazzi, che in descrizione trovate tutti i vari modi per contattarmi, la programmazione del canale, fatemi togliere da Alberto qua. Um... Però prima potresti conoscerlo Alberto, per favore, tesoro? Basta una chiacchierata, guarda. Ehm um... Scusate, eh, ma... No, la grande notizia, chi se ne frega Ecco, impara a conoscere, guarda, impara a conoscere Dicevo, nella um, descrizione del video, ragazzi, trovate la programmazione del canale, le playlist uh, Perché non le hai scoperte tutti i tratti, non lo so Ehm... Um... Ma soprattutto eh, I link ai canali di miei amici youtuber Che fanno gameplay ma con The Sims 4 E gameplay con la Playstation 4 e PC Mi raccomando ragazzi andate in tutti 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 i loro canali Iscrivetevi e attivate la campanellina Perché solo in questo modo ragazzi Vi arriva la notifica quando eh, pubblichiamo Comunque un video nel, nel, Nei nostri canali Quindi campanellina attiva mi raccomando Fatemi sapere ragazzi cosa ne pensate Dell'aspirazione di Charlotte Quindi eh, tra quale aspirazione cioè Deve cambiare aspirazione, ragazzi, o basta così? E se la deve cambiare quale? Progenie di successo o grande famiglia felice? Nel prossimo episodio eh, saremo con Alexis per vedere, ragazzi, come si è sistemata, insomma, no ehm, quindi sì, ragazzi, per vedere un po' come vanno le cose. Eh, io spero veramente che vi sia piaciuto questo episodio. Mi sono divertita tantissimo a registrarlo. Perché i Simmini, come al, come al solito, ragazzi, per quanto uno possa programmare, fanno poi alla fine sempre quello che cacchio vogliono. Compresi i gemelli, e devo ancora andare di da, da Diego Lobo per farlo fuori, ragazzi, detto proprio fra noi. Quindi, io vi auguro una buona giornata o una buona serata a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Vi rimando come sempre al prossimo. Ormai lo sapete più che bene. Sul Sul Simmers. E non.